Ci leggiamo di nuovo una storia tratta dal giornalino di Gian Burrasca. Allora, Gian Burrasca in questo momento non si trova a casa sua a Firenze, ma dalla sorella e da suo cognato a Roma. E qui ne combina altre delle sue. Sentiamo un po'. Ieri mattina, mentre la signora Matilde, la vicina di mia sorella, era fuori di casa, andai nel suo salottino dove avevo visto entrare Mascherino, un grosso gatto bianco e nero. Sul tavolino stava la gabbia col canarino, un'altra deliziosa creatura. Come dicono tutti, infatti, la signora Matilde vuole molto bene agli animali, mentre non può soffrire i bambini, cosa questa che ritengo assai ingiusta. E poi non ho mai capito che razza di bene sia quello di tenere, per esempio, un povero uccellino rinchiuso in una gabbia invece di lasciarlo volare via libero, com'è sua abitudine. Povero canarino, mi pareva che mi guardasse e cinguettando mi dicesse, come nel mio libro di lettura che avevo in seconda elementare: fammi uscire almeno per un po'. La porta e la finestra del salottino erano chiuse. Non c'era pericolo perciò che il canarino potesse scappare. Così gli aprì la gabbietta e lui si affacciò, girando il capino di qua e di là, tutto sorpreso. Poi finalmente si decise e uscì. Io mi ero messo a sedere su una sedia col gatto sulle ginocchia e stavo osservando con grande attenzione tutte le mosse del canarino. Fosse l'emozione o altro, per prima cosa la povera bestiola sporcò un bel ricamo di seta che era sul tavolino. Ma io pensai che la signora Matilde avrebbe potuto rifarlo velocemente, ma il gatto forse volle punire il malandrino. E il fatto è che mi saltò via un tratto dalle ginocchia, balzò su una sedia, abbrancò il povero uccellino e lo divorò in un sol boccone. Prima ancora che io potessi pensare a impedire una simile tragedia. Però volle a mia volta punire la crudeltà del gatto. Accanto al salottino c'era un bagno. E vi entrai, salito su una sedia, aprì il rubinetto, afferrai il gatto per il collo e lo tenni un bel pezzo con la testa sotto la doccia. Ma a un certo punto il gatto dette un tale scossone che non potei più tenerlo. E miagolando a più non posso, facendo salti terribili, andò nel salottino rompendo un vaso di cristallo di Venezia. Io intanto cercavo di rinchiudere il rubinetto, ma per quanti sforzi facessi non ci riuscivo e l'acqua stava per traboccare. Mi dispiaceva per il pavimento così lucido, ma fortunatamente l'acqua che già scorreva trovò uno sfogo nel salottino, dove anch'io mi ritirai. Ma ci rimasi poco, perché vidi Mascherino accovacciato che mi guardava con certi occhi spaventosi, come se da un momento all'altro mi volesse mangiare, così come aveva fatto col povero canarino. Ebbi paura e uscii chiudendola. Nell'altra stanza vidi dalla finestra una bambina bionda che giocava sul terrazzino del piano di sotto e siccome la finestra era proprio bassa bassa, mi venne il pensiero gentile di fare una visita a quella bella bambina. Così mi calai di sotto. Oh! Esclamò la bambina. Non sapevo che abitasse un bimbo al piano di sopra. Così io le raccontai un po' come mai abitavo lì. E lei mi fece passare in una stanzetta vicino alla terrazza dove aveva le sue bambole e mi raccontò tutto delle sue bambole.
Ma a un certo punto cominciò a venir giù acqua dal soffitto e la bambina chiamò la sua mamma. Mamma, mamma, piove in casa! La mamma accorse e rimase sorpresa di trovarmi con la sua bambina, ma io le spiegai ogni cosa. E lei, che doveva essere una signora molto ragionevole, disse: Ah, ti sei calato in terrazza. Ecco un ragazzo che comincia a avere presto avventure galanti. Io le risposi molto gentilmente, ma intanto l'acqua veniva giù sempre più abbondantemente dal soffitto. Non tema, signora, le dissi. Quest'acqua viene dalla stanza da bagno della signora Matilde, dove ho lasciato il rubinetto aperto. Oh, ma bisogna avvertire di sopra. Ma fu inutile avvertire, perché proprio in quel momento era tornata a casa la signora Matilde e si era accorta di tutto. Il servitore della signora si chiama Pietro, è un fare così serio che dall'inizio mi ha sempre messo una grande soggezione. Guardi, mi disse Pietro con tono solenne, venendomi a riprendere. Cinque cose aveva la signora Matilde alle quali teneva molto: il suo canarino, il suo bel gatto bianco e nero, il vaso di vetro di Venezia e il ricamo di seta, il tappeto del suo salottino di lavoro. Ora, il canarino morto, il gatto in agonia, il vaso di vetro di Venezia è rotto, il ricamo di seta è rovinato, il tappeto è scolorito dall'acqua. Mi sentivo così avvilito che balbettai. Che cosa devo fare? Io, soggiunse Pietro, se fossi al posto suo, me ne tornerei a casa a Firenze di corsa. Io avrei voluto andarmene subito, ma non potevo lasciare te, diario mio, in mani nemiche. Così risalii in punta di piedi nella mia cameretta, misi il cappello, presi te e scesi pian piano, ma non feci in tempo a uscire. Mia sorella Luisa mi acchiappò per le spalle, esclamando: Dove vai? A casa. A casa, quale casa? A casa mia, da papà, mamma, Firenze. E come fai a prendere il treno? Non prendo il treno, vo' a piedi. A casa andrai domani. Mio marito ha spedito al papà in questo momento una lettera. Stamani Gian Burrasca, in meno di un quarto d'ora, ha fatto più danni di quelli che ci vorrebbe un anno per fare. Venga a prenderlo domattina, per favore, e le racconterò le birbanterie a voce. Mia sorella mi spinse in camera mia ad aspettare che mi venissero a prendere per riportarmi a casa. Ecco il maggiordomo Pietro che sgrida Gian Burrasca. Ma cosa succederà ancora? Lo scopriremo presto. Ciao!